Lo sport come riappropriazione di quello che probabilmente è il più bel parco di Arezzo, il Pionta. Questo è lo spirito che ha animato il centro Karate Arezzo Mecenate, che chiama raccolta gli aretini per partecipare ai corsi che si tengono nella palestra a ridosso dell'area universitaria. Insieme al maestro Banelli, con cui conduciamo questa palestra, abbiamo deciso di riportare lo sport nel Pionta. Questo perché? Perché il Pionta è un ambiente abbandonato, un ambiente lasciato a se stesso. Nonostante sia accanto all'università, ci sia questa grossa potenzialità dell'università, il Pionta è un ambiente che, come sappiamo tutti, degradato ed abbandonato a se stesso. L'idea nostra è quella di riportare lo sport all'interno del Pionta, ricollegarsi con l'università, ricollegarsi con le scuole, ricollegarsi con la città e riportare finalmente il Pionta al suo splendore originario, ad essere veramente il parco della città di Arezzo. Per questo noi come Karate faremo tutti gli mesi organizzeremo delle manifestazioni, degli stage, degli allenamenti e cercheremo di avvicinare la cittadinanza a questa disciplina e ad altre discipline sportive per far riappropriare alla cittadinanza, a tutte le persone, il Pionta in maniera del tutto naturale, sportiva, come dovrebbe essere realmente. In questo mondo veramente di violenza non ci stupiamo poi che la violenza la facciamo noi, perché vediamo snaturare quelle che sono le discipline, no? Il karate ha una caratteristica particolare, quello del controllo del colpo e del rispetto dell'avversario, che è molto educativo rispetto a altre discipline che vogliono il colpo, il sangue, e qui se ne è visto di tutti i colori, per cui non ci stupiamo poi che la violenza, poi, se la esercitiamo dentro un ambiente chiuso e la facciamo anche e la coltiviamo, poi indubbiamente esplode anche in altri contesti, specialmente su persone che sono incline alla violenza. Ecco, l'appello che faccio è una cosa: io per la mia età, che ho una certa ormai veneranda età, e lo devo allo sport che faccio, se sono arrivato ancora a avere la gioia di muovermi, faccio un appello: venite al Pionta a fare karate al centro Karate Arezzo e ritroverete e avrete la gioia di vivere e di muovermi. E spero di dare tutto quello che serve a loro e anche per la loro iniziativa, che è molto importante in questo momento e in questo luogo. Spero di avere altre occasioni come incontro con voi e con i vostri atleti, e spero che la cosa funzioni e prosegui più a lungo possibile.